Wahey Kuj, ben ritrovati da voi. Strandling 91, Sinazuma 11, Go Chronostones, Tuono. Quest'oggi si affronta la squadra di Terracotto, almeno così dovrebbe chiamarsi. E secondo me sarà una partita davvero divertente, siamo nella Cina antica. E allora io direi che mi sa che per attivarle bisogna passare oltre e quindi cercare di uscire. Ma vediamo un po', va. Il livello che ho di squadra penso non sia sufficiente, però comunque sia... posso farcela. Le porte sono chiuse a chiave. Cosa facciamo? Rumori molesti. Sì. Le strade sono più vicine di prima, Arion, eh? Ci credo. Fanno un 2-3 stella. Che poi in realtà è Stai Lama. Stella è più bello. Non può essere. Sì, invece. 1, 2, 3. Vai, long si sono. Mosse? Eh sì. Ah, avete perso però. Ma sono robot in realtà. Mamma mia. Ma è follia pura, eh. È solo un trucco. Le strade sono azionate tramite dei meccanismi nascosti. Tutto lì, ma... si parla di... nella Cina antica di guerrieri di terracotta, però... non ho mai ben capito come funzionavano in realtà. È solo una leggenda, però è interessante comunque sia. Cosa c'è scritto su quel cartello? Dimostratemi la vostra forza affrontando i miei servi. Se vincerete, esaudirò il vostro desiderio. Firmato Zhuge Liang. Zhuge Liang? Dobbiamo sconfiggere quelle statue se vogliamo incontrare Zhuge Liang. E va bene, io sarò il portiere. No. Sbagliato, il portiere sono io. Sono io che voglio incontrare Zhuge Liang, per cui la responsabilità è mia. Non posso ricevere un premio per qualcosa che non ho fatto. Ragazzi, ritoglielo anche voi, devo giocare io. Il compito del portiere è difendere la porta, e infatti lui l'altra volta se n'è scappato a centrocampo. Il portiere è l'ultimo baluardo di una squadra, perciò deve essere affidabile al 100%. Deve essere prudente e razionale, e lei non è né l'uno né l'altro. JP! La prudenza non apporta benefici se non conduce all'azione. Cosa? JP, lo sai anche tu che non riuscirai a far cambiare idea a Liu Bei? Non insistere, andrà tutto bene. No. Non è una partita contro l'Eldorado. Ma... lascia rifaggia più a sto punto. Ehi, piano! Ah, se l'è caricato, pensavo che gli avesse dato una spintone. Mettetemi giù! Devo proteggere il calcio! Liu Bei, se non protegge il calcio io la... Capisco le ragioni di JP, ma credo che sia meglio se questa volta non gioca. Già. Sì, perché comunque sia molto su di giri. È un po' troppo inalberato, quindi non giocherebbe al 100% e soprattutto non riuscirebbe neanche a performare il Miximax con Liu Bei. Tic tac. Vuoi iniziare l'incontro? Tic tac, le caramelle tic tac oppure... tic tac. Perché tic tac? Cosa ha a che fare? Oh, un pennino. Liu Bei in porta, JP in panchina, ma già era così la formazione. Ho inserito anche Byrong. Ok, allora iniziamo questa partitozza. Sapete, non avrei mai pensato di giocare a calcio contro delle statue. Pensa piuttosto che vinceremo facile. Beh, se facciamo dei tiri contro le statue può anche essere. Non posso credere che abbiano messo quello svitato in porta. Non vinceremmo mai così. Secondo me questo era un altro pretesto per far attivare l'armatura a JP invece di attivarla prima. Esercito di terracotta. Io 24, loro 27, ma ce la facciamo tranquilli. Vabbè, ho dimenticato di vedere la squadra avversaria, ma bene o male, basta che ci fanno un paio di tecniche e sono tutte quanto uguali. Volevo mettere fai qui e giochiamo allora, dai. Ok, vabbè, lanciamo ora con un punto a caso, tanto iniziano sempre così, iniziano. Nessuna pietà! Grazie. Ecco, hanno blocco elettrico, a posto. Tutti uguali allora. Tutti uguali, tranquilli. Ah, come fanno a essere così agili? Sono invincibili, sapete che c'è? Tu qua, tu qua, tu qua e tu qua. Li faccio scansare, tanto... è inutile, è invincibile.
Non ne vale la pena provarci. Okay, ah, ho capito ora. Ingranaggi acceleranti. Ah, bella questa, eh? Bella. Sì, sì, ce l'avevo vista. Non so perché, ma l'avevo già vista. Una tecnica di tiro speciale. La bloccherò. Ecco, per far parare gli Yubei, no? Wow. Le tue capacità non hanno uguali, fratello. Devo ammettere che è stata una bella parata. Ma si è fatto male? Si è fatto male per bloccare la palla? Sei ferito? Non mi sono fatto nulla, è solo una fitta. Ho deciso di giocare e terrò duro fino alla fine. Spero che ce la faccia. I miei giocatori dove sono? Goldie. Tu a Gabi. Passiamola a Bylong che sta lì avanti. Bene, bene, benissimo. Oh, chi c'è qui? Arion. Allora, Arion, è il momento di attivare il tuo spirito guerriero. Eccolo qua. Almeno spero di superare la difesa e di riuscire comunque sia a fare un gol. Chi c'ho di qua? Fai Riccardo. Fai sto troppo avanti. O è Riccardo che sta indietro? Di quali sono i casi? Ok. Tiro! Porca miseria, un po' troppo lontano. Ah, però pugno di Pegaso. Potrebbe farcela, eh. Se loro non evocano uno spirito. No, non evocano, a posto. Tranquillo. Ora. È terracotta. Quindi la mano dovrebbe essersi disintegrata. Io non sono un esperto, però penso che la mano debba essersi disintegrata. Voi che dite? Ah, eccoli allora. Hanno deciso di attivarli anche loro. E se evochiamo la wiverna? La wiverna bianca. Ma... O preferisco evocare Grifo. Non lo so, andiamo un po' con la wiverna. Mi gusta di più. Proviamo qualcosa di diverso. Destriero corazzato cavallo nero. Non è nero, no. Serpente sacro, bello. Ok, allora no, lui c'è quello che c'è con lo spirito guerriero, ok. Va bene, bambini. Perfetto, qui con la viverna. E... ah, che attacco allora, dai. Dovrei riuscire a rubare palla senza problemi. Vediamo un po'. Attacco pure lui. Ah, studio un attacco, chi vince? E vinco io, ovvio, no? Il cavallo nero sta quasi per finire il suo potere. Arca... miseria ladra. Ok, guizzieri. No, avevo un attimo di paura, ho avuto. E... vai Riccardo. Miximax, via! E con Oda? Beh, per forza. Con chi altri sennò con Riccardo? Ok, dovrei farcela ora, tranquillamente. Eccolo, oh oh. È lontano, ma volevo tirare comunque. Non hanno tecniche di parata, forse. Vai, tiro sonoro. Debolino, ma... basta per fare gol. Se questi... Ho fatto un'amichevole, non ne ho fatte altre perché non ho avuto modo di farle e dovevo registrare, sennò il video oggi non usciva. Ho giocato contro una squadra di ragazze, non avevano, ho fatto 10 gol, non avevano neanche una tecnica per difendere la porta. E la cosa è sconcertante, se questo è il livello di Inazuma Eleven Go, siamo messi bene. Volevo fare attacco a dire il vero, ho fatto difesa sprecando così molti punti utili. Allora, facciamo a capirci. Ok, faccio toccate e fuga e la supero, ok. E questa è andata. Però per tirare o vado con lo spirito guerriero, che penso mi convenga, ma non in armatura. Porca, ma che cacchiarola. Ma niente, sono cieco ragazzi, non ci posso fare nulla. Tiro e... ma però un po' così dovrei riuscire a fare gol, eh. Beh, sì. Sì, assolutamente. Se... mo la usa! Ma sei paraculo. Ah, però. Il Miximax è imprevedibile, eh. Ho fatto comunque gol.
Beh, sempre che un paraculo, però non potevo usarla prima, eh. Accidenti, che sbaglio che ho fatto con lo spirito guerriero. Vabbè, tanto devo evocarlo comunque. Ah no, ma ce n'ho tre, ce n'ho. E vabbè, con Riccardo niente allora. Con Riccardo continuiamo allora con... ok, molti punti energia. Ok, e poi gli diamo. Perfetto. Riccardo l'ho ricaricato, allora così può continuare a usare Miximax. E dato che ce n'ho tre, appena Arion... ce la facciamo? Oh oh, oh oh. Difesa ho fatto e ce la facciamo. Ok, per il prossimo attivo l'armatura, così Arion recupera un po' di punti dello spirito e riusciamo ad andare avanti. Potrebbe usare una tecnica? Sì, ma avrebbe consumato molti più punti, quindi no. Magari quando sto davanti alla porta la uso. Uso furia dei venti. E... ma facciamolo un po', chi se ne importa? Siamo travolgente, vai. Eh sì, ho consumato un bel po' di punti per farlo, ma corro veloce, corro e tiro e... cerchiamo di segnare allora con fiore dei venti. Del vento, mi sbaglio. Arion perché lo gioco pochissimo, a dire il vero, durante le amichevoli. Porto sempre gli altri in attacco. Quindi il nome della sua tecnica, non, anche, la posso usare anche 100 volte, ma... se lui lo uso pochissimo me la scorderò sempre. La chiamerò sempre in modo sbagliato. Ok. Pronti per ancora il primo tempo, ragazzi. Ma sono troppo forte allora. Dunque, Arion, un altro paio di contrasti e si finisce lo spirito guerriero. E non penso che riattivo lui. Wow. Ti vedi questo omuncolo che difende contro uno spirito... cosa fai? Contro uno spirito guerriero. Ok, ok, vabbè, facciamolo giocare. Ah, niente. Ah, ecco, Arion, se n'è andato a posto allora. Riccardino, ti tocca. Eccolo qua. Non so perché prima ho cambiato, forse... l'abitudine di averlo sempre di là e quindi l'ho sbagliato con Victor. Cioè, proprio... senza guardare sono andato, quindi... boh. È stata un po' strana la cosa. E tiro. Armonia atomica. Bella potente. Ne ho fatti di più forti, di dire, Ne ho fatti di più forti. Ma più che stordito è distrutto, direi. Oh, ragazzi, questa partita è molto, molto calma, molto semplice. Visto, anche sono al 24, loro al 27, sono in netto vantaggio. Netto. Non tanto, solo netto. Ok, il computer ti dice... la squadra avversaria è a livello 27, però se sei a un livello poco più basso non fa nulla. E infatti... tanto è. Ecco, Miximax anche fei. E insomma, ragazzi, dai. Facciamo segnare anche lui, facciamolo divertire. Vabbè, però, senti, non può essere, dai. Li frego sempre. Ecco, oh, meno male. Tante volte va bene quando finisce sullo scadere il tempo. Altre volte no. È evidente che è infortunato. Ma allora perché insiste a voler continuare? Perché la palla ci è arrivata una sola volta in porta, JP. Hai già avuto modo di vedere che Liu Bei non demorde mai quando è impegnato per una causa. È sempre stato così. Ha visto troppe persone soffrire. Wow. Sa qual è il prezzo da pagare quando la gente è in difficoltà e le autorità perdono tempo. Perciò è così avventato. Prende una decisione e la mette subito in pratica. Ecco perché un giorno regnerà sull'intera Cina. Il mondo è pieno di incapaci che si riempiono la bocca di promesse e fanno grandi sorrisi. Ma quando il gioco si fa duro, nessuno ha il coraggio di prendere in mano la situazione. Nessuno sa cosa fare. Liu Bei sa che gli serve qualcuno come Su Gliang per riunificare la Cina. E non si fermerà finché Su Gliang non lo aiuterà. È il nostro compagno d'armi e sacrificheremo le nostre vite per lui se sarà necessario. Non lo sapevo. Tocca a te, JP. Cosa? A me? Non preoccuparti, non mi sto arrendendo. Proteggere ciò che hai di prezioso è nella tua natura, vero?
Beh, è anche nella mia. Allora le insegnerò come proteggere la porta. No, non vantarti. La vanità annebbia giudizio. La cosa più importante è non esitare nel bel mezzo dell'azione. Non si può prevedere il futuro, né sapere dove finirà la palla. Occorre agire prontamente. Non importa se il resto dipende dal fato. Non mi sembra una grande strategia. Non hai capito. La cosa più importante non è essere sicuri di qualcosa. Bensì agire con tempismo, mai esitare. Ma... JP, se vuoi proteggere ciò che per te è importante, ogni secondo è prezioso. Capisco. Meno male. Metti JP in porta e Liu Bei in panchina. È interessante però anche giocare con questi personaggi antichi, storici. E se potessero essere reclutabili una volta finito il gioco? No, non credo. E sinceramente non mi interessa neanche più di tanto. Allora, i soldatini qui sono in fin di energia. Quindi rubiamo palla facilmente. Va bene, inizia un secondo tempo clamoroso. Questa volta non c'è il commentatore, ma più tardi arriva. Ah, fuori. Gioca. Qui Arion, qui. Bravo, grande Arion. C'è Fei. Possiamo segnare con Fei allora. Quizzi aerei. Sì, dai, quizzi aerei, facciamolo. È interessante come tecnica. Poin. Si chiama Skywalk in giapponese. Ogni riferimento a film o altri anime è puramente casuale. Sia ben chiaro. Mi chiedo di quanto aumenti la potenza di una tecnica con il Miximax. Nel senso, Faci Giurassiche è una tecnica a basso consumo e non è particolarmente forte, quindi. Ma con il Miximax, dato che è eseguibile solo con il Miximax, aumenta di potenza? Tipo, che ne so, Guizzi Aerei, che è da 40 punti, arriverà a 50 punti con il Miximax, per dire. Quindi Faci Giurassiche anche ha lo stesso effetto? Non lo so. Ok, perfetto, questi due insieme così li frego con una volta sola. Eh no, dai, ma che... Cioè, se questa non è sfiga, proprio davanti alla porta, eh. Bailong, fai come ti dico io. Fa così. Se mo lo blocco... Perfetto. Ok, si sta rialzando. Allora, fallo per dritto. Ma mo iniziamo a difende. Attenzione, Bailong. Sì. Ottimo. No, non ce l'ho per il tiro. 75. Sì, ce l'ho allora, dai. Bastano? Quanto prendi? Quanto prende il tiro allora? Vabbè, concentriamoci su questa partita ora, tanto è bella e che vista. Vai Riccardo, virtuoso. Eccolo, oppla. Guarda lì, come li frego. Eccolo qua, il decimo gol. Spero. Dunque, Riccardo oramai ha finito anche lo spirito guerriero. Potrebbe restare ancora un po' in Miximax? Ce la fa per un altro minuto almeno di gioco? Che se ne va in 10 secondi. Ce l'abbiamo fatta! Bailong. E poi si sbaglia e gli scompare lo spirito guerriero. Così poi riappare, ma... Cose a caso. Ok, ci siamo. Pronti? 90 punti! Cos'era? Afflato bianco. Afflato.
È una parola afflato? Vai così! Ma un attimo la cerco, eh. Ah, soffio significa. Effettivamente ci stavo pensando che sarebbe stato tipo soffio, però afflato. Beh, però intanto 11-0. Volevo addirittura farne un altro, ma il tempo è tiranno, è mio nemico. Va bene, dai. È andata comunque bene. Abbiamo perso. Oh, cosa? Abbiamo vinto, eh sì. Abbiamo lo schema di terracotta. Ma penso che sia carino, comunque sia, non era male. Anche se comunque la difesa mi piace più che altro. Per il resto terracotta no, non era granché. Ce ecco qua gli obei. Sì, grazie. Grazie mille per i suoi consigli. Meno male. Amiconi? Tic tac, procedete come l'accordi. Quale accordo? Su Galiang, stiamo arrivando. Buono. È un tipo strano, ma sa come motivarti, non credi? Beh, ti ha solo detto devi essere deciso. Non è che abbia fatto un grande discorso, eh. Supera le trappole della fortezza. Attenzione però, ragazzi. Ah, questi, con questi non ci puoi parlare. Con questo invece tic tac. Ma abbiamo amico card, shop e tutto tecniche. Io contengo molti appunti segreti. Molti. Il tuo senso di molti è strano. Penso di avere tutto quanto sotto controllo. Quanto stiamo? Mezz'oretta, ma continuiamo un altro pochino, va. Almeno cerco di arrivare in cima alla torre. Guarda questo, vabbè, gli occhi chiusi c'ha, quindi non ci vede. Quello lì mi fa paura. O quella lì mi fa paura. Fascia coraggio. Guarda, tutta tranquilla, si guarda, circospetta. L'uccellino! Che mi dici tu? Cipiti chip. Vabbè, giustamente. Questo ha un cappello non di quest'epoca. E vai ancora avanti, un'altra volta. Cosa abbiamo ora? Oh mio Dio. Accidenti. Che succede? Altre trappole? Almeno ora sappiamo che Zugliang deve essere nelle vicinanze. Ci siamo quasi. È certo. Vediamo un po' se ci arriva. E perfetto, ci è arrivata. Niente, purtroppo c'è un attimino da aspettare per questa qui. Se andassero più veloci come nella scena di prima, sarebbe stato meglio almeno. Ok, ottimo. Facile. È solo da aspettare. E via. Molto ingegnoso. Bravo Zugliang. Ok, possiamo proseguire anche stavolta. Mi chiedo quante altre trappole ci aspettino. Ok, sbrighiamoci. Voglio dire, pensavo che la squadra di terracotta, tipo, no, stai, è una squadra, è forte, sta alla fine. A meno che non c'è un'altra squadra da affrontare in cima. Oh, per la miseria. Questo invece che faccia c'ha? Oh, però, sembra un drago. Scarpini allegri. Ok, qua ce n'è un'altra, evitiamola a tutti i costi. Alle treccine. Treccina. Oh, mi sa che ci siamo, ragazzi, eh. Due forziere addirittura. Noce grande, ci facciamo una bella torta. E dragone sorgente. Bello. Oh, santo cielo. Perché dovrebbe essere più difficile? Credo che manchi poco. Forza, Arion. Fatto. Dai. E accesa. Ora manca l'ultima. Eccolo qua. Quanto ci è voluto. E fatto anche questo. Dai, ce ne sono altri. Prendete questa, fiaccole. Beh, direi. Manca solo un piano. Ne abbiamo fatta di strada. Ah, ok allora. Quindi il prossimo, cioè manca un piano di trappole o il prossimo piano è l'ultimo e quindi c'è Zugliang.
mi sa che ci sono altre trappole. Zhao, Zhaoyou, non arrendetevi. Non so il cinese, ragazzi, non so come si legge. Oh, posso ricaricarmi. Molto volentieri, grazie. Ok, presa frattale. E va bam bagno, no! Ah, io prendo tutto, prendo. Eccolo qua. C'è un altro piano di trappole? No, questo sembra il piano finale. Finalmente siamo arrivati all'ultimo piano. Apri la porta finale della fortezza. Ah, ok. Così? Senza... Oh. Zhuge Liang, avevate promesso di farvi vedere. Venite subito fuori. Cosa? Oppure dirò a tutti che avete la fobia delle pulci e del tè verde, che non sapete contare. Le pulci. Beh, le pulci fanno un po' schifo, sinceramente. Ma che cosa succede? No, da paura. Ehi, Zhuge Liang. Ma chi è? Ma è una donna. Finalmente ci incontriamo, Liu Bei. Ah. È una donna, Zhuge Liang, a saperlo. Lei è una donna? È da tanto che desideravo incontrarvi. Sogno di creare una Cina nuova, un paese a servizio del suo popolo. Zhuge Liang, vi prego. Anzi, vi supplico di aiutarmi. Se non agiremo tempestivamente, Cao Cao salirà a potere e il popolo soffrirà. Mentre con voi la Cina conoscerebbe una nuova epoca d'oro, giusto? Esatto. E quale sarebbe il mio ruolo in questo ambizioso piano? Beh, non c'è ancora nulla di definitivo. So solo che avrà bisogno di voi. Aiutatemi a salvare la Cina. Sapete bene che l'avvento di Cao Cao sarebbe un disastro per il paese. Dobbiamo intervenire. Liu Bei. A scuola mi hanno sempre insegnato che Zhuge Liang era un uomo. Beh, i libri di storia non hanno sempre ragione. Sono preoccupato per i Miximax. Come faremo a spiegare loro come funziona? Non vi è nulla da spiegare, so tutto. Inconcepibile, ci ha letto nel pensiero o me l'ho letto in faccia? In effetti è un po' strano che lei sappia. Zhuge Liang, ascoltatemi. Voglio un paese in cui la gente vive davvero invece di fuggire da un incubo all'altro. Non mi arrenderò e ho bisogno del vostro aiuto. Per piacere, lo aiuti. Cepi, grazie. Anche a me sembrava un tipo strano, ma ora lo capisco. Dovrebbe provarci anche lei. Sì, lui riuscirà a far diventare la Cina un posto migliore. Lo so perché credo in lui. Siete dei veri amici. Qualunque sia il vostro piano, non mi riguarda. No? È stato un tentativo inutile fin dall'inizio. Le persone agiscono solo del proprio interesse. Non dire così, Bailong. Interessante. Sta per succedere qualcosa. Di che si tratta? Arriva la protocollo Omega. Eccolo là, va. Ti pareva? Zanark. Ci si rivede, ammoliti da Raimon. Stavolta però mi sono portato dietro dei compagni di gioco. Vi presento la Zanark Domain. Moriamo dalla voglia di giocare con voi, Raimolliti. No! E così questa è la sua vera squadra. Quindi devo togliere gambe e mettere Zanark allora lì, finché non verrà squadra con noi, ovvio. Oh, vediamo un po'. Ma ci picchia. Beh, no, fantastico. Che stregoneria è mai questa? Si chiama tecnologia, un po' troppo avanzata, ma tecnologia. Credo che sia il momento di giocare a calcio. Bene, siamo in programma una partita e genere della panchina qui per voi, Clark Bon Boon. Liu Bei, vorrebbe farci da allenatore? Ci avete a vincere questa partita. Perché no? Wonderbot, guarda, non ci provare neanche più, mi dispiace ma lascia perdere. Non cercate di scappare. Preparatevi alla partita del secolo. Beh, del 200 sicuro. Quindi del terzo secolo? Ottimo. E va bene. Oh, un punto di allenamento. Che è una tecnica. No, aspetta però, sono interessato a vedere cosa ci fa fare.
Vai, facciamo fare a Guan Li, che ha pochissima tecnica. Che... ah, ok. Ottimo. Molto bene, molto bello. Va bene, concettore, direi che per questo video è tutto. Controlliamo un attimo se c'è qualcosa da saccheggiare. Anche perché non è che saccheggiamo, ci rilasciano lì belli da prendere. No, non c'è nulla. Allora io direi che per questo video è tutto. Nel prossimo partita contro la Zanark Domain, e lì dovrò rimpiazzare Gamma. Oppure non ci metto niente e lascio semplicemente Gamma con la X, dato che da protocollo Omega se n'è bella che è andata, a quanto pare. Finalmente non è durata neanche tanto questa 3.0. Vi ricordo in descrizione quindi link per Twitter e Instagram. E noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.